Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non mi vedete fare dei video, appunto, delle recensioni sui libri, nonostante il mio buon proposito per quest'anno fosse quello di leggere più libri, però mi pare di aver messo 10 come buon proposito. Piccolo spoiler, non l'ho assolutamente rispettato, ho letto veramente molto poco. Questo è uno dei libri che ho letto ed è appunto Dopo di te della Moyes. L'ho letto anche se non si tratta in realtà di un libro legato ai viaggi. Avendo già letto e recensito il libro precedente, ho pensato di continuare sulla serie in modo tale da avere appunto la serie completa. Peraltro il finale è aperto e mi sono andata un pochino ad informarmi e c'è anche il terzo capitolo di questa, tra virgolette, serie che è Sono sempre io, che è già in lista per quanto riguarda i libri da leggere per il nuovo anno a questo punto. Per l'appunto, come vi ho detto, è il seguito di Io prima di te. Troviamo Luisa, la nostra protagonista, che affronta un nuovo percorso di crescita alla ricerca di un nuovo inizio dopo appunto la morte di Will. E vediamo appunto come prosegue la vita dei personaggi dopo la perdita di una persona importante. Infatti vediamo come affrontano il lutto sia Luisa che i genitori di Will anche. E c'è anche l'inserimento di nuovi personaggi, ovviamente, ma non voglio spoilerarvi troppo. Ma non posso dirvi nulla perché altrimenti sarebbe uno spoiler forse un po' troppo grosso. In ogni caso vi dico anche che in realtà a me certe situazioni sembrano un po' forzate, soprattutto verso la fine ci sono veramente situazioni che sembra quasi assurdo che possano succedere. In generale posso dirvi che il libro mi è piaciuto, è stato abbastanza scorrevole come lettura, anche se ci ho messo un'eternità a leggerlo, ma per altri motivi. Ma in realtà non è, secondo me, almeno all'altezza del primo libro. Forse perché le aspettative, almeno da parte mia, erano molto alte, ma ho provato a dare un'occhiata online e il feeling è più o meno lo stesso. Come vi ho detto, il finale è abbastanza aperto, ci sono dei nuovi sviluppi appunto sul finale e per l'appunto aspetto di leggere il terzo capitolo di questa trilogia di libri, che è appunto Sono sempre io. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare questo libro, sia cartaceo che ebook. Ho un link affiliato, quindi voi non pagate niente, voi pagate il solito prezzo, Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale, è un modo come un altro per supportare questo canale. Sempre qui sotto, tra le liste Amazon, c'è una lista con tutti i libri che ho recensito per questa rubrica. E trovate anche un altro paio di liste che sono la mia attrezzatura per fare foto e video, quello che utilizzo io, e anche quello che utilizzo io per viaggiare, visto che appunto questo qui è un canale di viaggi. In più, non l'ho mai detto e non l'ho mai sponsorizzato, ci sarebbe la mia wishlist di Amazon, appunto, se mai voleste farmi un regalino. Appunto, in questa lista trovate cose dai pochi euro a cose decisamente più costose, ma è semplicemente perché anch'io utilizzo questa lista per vedere anche le variazioni di prezzo che ci sono sulle cose che mi piacerebbe avere e aspetto appunto di avere un budget un pochino più sostanzioso da poter spendere per appunto migliorare quelle che sono quella che è la mia attrezzatura. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi le prossime recensioni e i prossimi video. In descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!